sopralluogo oggi della Commissione Patrimonio e Personale presieduta da Vincenzo Varriale alla Galleria Principe di Napoli per fare il punto sullo stato d'uso dei locali disponibili e per avere un quadro completo delle assegnazioni esistenti. Dopo aver constatato lo stato di abbandono generale in cui versa la galleria, in cui la maggior parte delle strutture risulta chiusa, l'assessore al patrimonio Bernardino Tuccillo ha subito chiarito che la volontà dell'amministrazione è quella di predisporre iniziative culturali come quelle previste per il prossimo Natale dall'assessorato alla cultura per riportare la galleria al centro dell'attenzione cittadina. Assessore Tuccillo, l'amministrazione come intende muoversi nella Galleria Principe? Semplicemente noi intendiamo muoverci per rendere finalmente pienamente fruibile questa struttura che ha un grande, straordinario rilievo sul piano culturale, storico, che rappresenta un pezzo essenziale della memoria della nostra città. Un progetto complessivo di riqualificazione della galleria, dunque, che passi attraverso la verifica attenta dei locali disponibili. Per il presidente Varriale è necessario un segnale di discontinuità rispetto al passato sulla gestione del luogo, al fine di avviare un percorso che coniughi l'esigenza di concedere gli spazi ad enti e associazioni per iniziative di carattere artistico-culturale e mettere a reddito i locali per garantire le entrate necessarie alla copertura delle spese di vigilanza e manutenzione. I privati che ruolo avranno in questa opera di... Beh, io spero che i privati avranno, cioè, si faranno avanti, perché è con loro che bisogna poi, io ovviamente parlo dei privati sani, è con loro che bisogna sicuramente dialogare, in quanto è l'unico modo per abbreviare sicuramente i tempi della burocrazia generale e di far sì che questi posti vengano assegnati ad aziende che sono volte a rivalutare e a migliorare sicuramente questo posto. Sull'urgenza di rilancio e valorizzazione del sito hanno concordato tutti i consiglieri intervenuti, che hanno ribadito la necessità di coinvolgere i privati e le istituzioni culturali della città, come l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di San Pietro a Maiella e il Museo Archeologico Nazionale.